teatro in gregoriano, no? Uno che non sapesse nulla del gregoriano ed entra in un monastero e sente cantare, allora dice, ah, qui io sto in un'altra realtà. Perché? Perché quel canto, veicolato da quella lingua, da quell'ambiente, da quello spazio, da quei moduli, da quei ritmi, e contribuisce a farmi entrare in contatto con Dio. C'è il papà di un mio amico che ha fatto una prova col nipotino, ha fatto ascoltare un coro di gregoriano e un coro, diciamo, di rocchettari, chiamiamoli così, e ha chiesto al nipotino qual è la differenza, e il ragazzo ha risposto: quando cantano i monaci si sente che cantano gli angeli. Ha detto questo, ha fatto questa osservazione. Allora torno alla nostra questione. Ditemi di grazia, noi cattolici andiamo in Germania, non sappiamo un H della lingua tedesca, dobbiamo partecipare alla messa e ci dobbiamo sorbire la messa tedesca. Allora, i fautori della lingua vernacola, sapete cosa dicono? Ah, ma tanto l'importante non è capire, tanto la messa è sempre quella. E io replico, dico, e come? Ci avete rotto la testa dicendo che se non c'è la comprensione della liturgia, non c'è la partecipazione? Adesso quando si va alla messa in lingua tedesca o comunque in una lingua che noi non capiamo, la partecipazione vale lo stesso. Vedete le contraddizioni. Ora noi dobbiamo riscoprire un po' di sana apologetica. Il dottor Camilleri sa molto bene che siamo nella stessa nazionale, giochiamo nella nazionale apologetica. Allora le cose che vi stiamo dicendo le dovete usare come mezzi di risposta. Anche quello che vi ha detto il Vescovo a proposito, avete sentito, del prendete e invece non corrisponde a prendete ma è ricevete. Perché in latino accipite non si traduce prendete, ma si deve tradurre ricevete. Allora vuol dire che le traduzioni sono spesso dei tradimenti. I traduttori spesso sono traditori, anche perché la differenza semantica nella lingua non è molto molto differente. Per concludere, perché il Vaticano II ha voluto conservare la lingua latina? Paragrafo 36 della Costituzione liturgica. Ha detto si conservi la lingua latina. A proposito di quello che stavamo dicendo oggi pomeriggio, che è una cosa, dice la Costituzione liturgica, e un'altra è quella che è stata fatta. Perché la lingua latina ha due caratteristiche fondamentali, coessenziali alla liturgia. La prima è la dimensione di verticalità, cioè è una lingua che, almeno nella sua connotazione liturgica, ti fa immediatamente andare verso l'alto. È chiaro? Avete mai provato ad ascoltare una preghiera o un canto in latino? Ti accorgi subito che ti distacchi da quello che è la lingua ordinaria parlata per salire più in alto. Secondo, la dimensione universale, cioè la lingua latina ti dà immediatamente la percezione di stare dentro un ambito più grande del buco della casa tua, della parrocchia tua, del paese tuo, ma di appartenere ad un grande popolo, la Chiesa Cattolica. E guardate che queste due cose le ha dette niente poco di meno che il Papa buono cosiddetto Giovanni XXIII, il quale scrisse un bel documento e disse queste cose a proposito del latino. Poi il Papa Buono se n'è andato all'altro mondo e ha aperto il concilio, le cose furono scritte, riportate nella Costituzione liturgica, quello che è accaduto dopo è un'altra storia. Allora io vi prego, quando i preti moderni vi dicono ah ma no, ma il latino non lo capisce nessuno, voi sfoderate queste ragioni e cercate di spiattellarle in faccia. Ma Monsignore, si può sapere che cosa ha detto esattamente il Papa con motu proprio?
precisamente il Papa. Ha dato il permesso o no? Sì. Ci vuol chiarire un po'? Sì, si tratta del cosiddetto motu proprio, summorum pontificum, con quale il Santo Padre Benedetto XVI, già adesso quasi 5 anni fa, ha chiarito giuridicamente, perché il motu proprio è un documento giuridico del Papa stesso, motu proprio per sua propria iniziativa, è un valore molto grande. E con questo il Papa ha chiarito che il rito romano si fa in due modi o in due forme. La forma ordinaria, che è quella della riforma liturgica, e la forma straordinaria, che era fino alla liturgia tradizionale. E il Papa ha detto, nel modo proprio chiaramente, che ambe le forme hanno la stessa dignità e lo stesso diritto, bensì che ha un po' specificato anche che in che modo si applica, che ogni sacerdote cattolico ha il diritto di celebrare questa forma straordinaria in modo privato, sempre, senza nessun permesso, e anche pregare il breviario antico, usare il rituale romano antico e amministrare i sacramenti secondo la forma antica. Questo è il diritto che il Papa dà a tutti i sacerdoti. Poi i fedeli hanno anche questo diritto. I fedeli possono chiedere al suo parroco di che lui celebrasse o invitasse l'altro sacerdote di celebrare per loro questa forma della messa. Si diceva un gruppo, ma non specificato quante persone. E il Papa ha detto che questo è un diritto molto, molto chiaro, sta nel modo proprio. E la mens del Papa, la sua mente, si sta espressa nella lettera accompagnatoria ai Vescovi, così dobbiamo leggere insieme il modo proprio con questa lettera del Papa ai Vescovi, dove lui dichiara che quello che è stato santo e grande per i nostri antenati, quelle generazioni passate, deve anche rimanere per noi grande e santo. Parole del Papa. Per questa ragione penso che nessun sacerdote o vescovo che vuole essere un vescovo cattolico o sacerdote cattolico fedele al Papa può parlare male o in modo negativo o in modo altro di questa forma della messa, sarebbe infedele al Papa, alla sua indicazione. E poi l'anno scorso la Santa Sede ha emanato una istruzione di applicazione o di interpretazione del motu proprio ancora più specifica. E in questo documento della Santa Sede si dice quali erano i motivi per quali il Santo Padre ha fatto il motu proprio e ristabilito questa forma tradizionale della liturgia. E si dice per 3 motivi. Primo, per dare a tutti i fedeli della Chiesa Cattolica, a tutti, l'accesso a questa liturgia, perché questa liturgia è un grande tesoro che deve essere conservato. Seconda intenzione, per facilitare quei gruppi e comunità che erano già attaccati a questa forma liturgica, facilitare loro. Il terzo motivo, per riconciliazione interna nella Chiesa. Io interpreto questo terzo motivo, questa mia
mia interpretazione personale, in riconciliazione interna, perché nel tutta la Chiesa non deve essere una mentalità di rottura, quello che era prima del Concilio e quello che era dopo il Concilio. Questo non è cattolico, il Santo Padre è rifiutato questo, sia nella nostra dottrina, sia nel modo di pregare. E per questo mi sembra che questa è anche una forma di riconciliazione con il nostro passato. E l'altro, penso che l'altro motivo di riconciliazione è per comunità, nostri fratelli, non separati, ma nostri fratelli cattolici, le febriani, che il Santo Padre vuole di integrare loro pienamente nella vita della Chiesa. Dunque, se non ricordo male, l'ultimo libro di Stato Books, l'ultimo libro del Cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, si occupava della liturgia. Si chiama Introduzione allo Spirito della Liturgia. E a suo tempo, quando era ancora prefetto della Congregazione Nazionale della Fede, ebbe a dire che la crisi interna della Chiesa è essenzialmente una crisi liturgica. Ora, cosa vogliono dire queste parole? Perché il Papa ci tiene tanto a questa cosa della liturgia? Beh, lui stesso lo descrive con un'immagine presa dal libro dell'Esodo, cioè quella del vitello o del torello d'oro costruito dagli ebrei che siano stancati di aspettare il ritorno di Mosè e avevano deciso di farsi un dio a loro, così, a testa loro, a loro immagine, secondo le loro idee. Voi direte: perché un torello? Ma siccome Dio è forte, allora le corna sono il simbolo della forza, allora Dio è come un torello, cioè c'ha le corna, quindi è forte, e quindi diamo a questa nostra immagine il tributo di adorazione, di culto, le offerte, le danze, il culto. E naturalmente, come sapete, questo tipo di azione ebbe come risultato una reazione adirata di Mosè, il quale, scendendo, come racconta l'Esodo, che fece? Prese le tavole della legge, le ruppe sul vitello, va bene, e poi fece frantumare, lo fece ridurre in polvere e lo diede a bere a quelli che l'avevano costruito, pensate un po'. Allora, uno dice: mamma mia, che reazione spropositata. E invece no. Perché? Perché nella legge cosa dice il comandamento? Dice: non ti farai alcuna immagine, perché non avrai altro Dio se non me. Non sei tu che ti devi fare l'immagine mia, ma sono io che ti dico qual è la mia immagine. Non solo, non sei tu che ti devi inventare il culto a me, ma sono io che ti dico qual è il culto. Infatti, anche nell'Antico Testamento Dio detta nei minimi termini le regole del culto, come si devono vestire i paraventi, i sacerdoti, gli oggetti, le cerimonie, tutto. Cioè il culto a Dio lo detta Dio stesso, perché Dio è competente sul culto a Lui dovuto. Quindi non è, come dice Isaia, il culto un imparaticcio di usi umani, dice il profeta Isaia. Dice: avete, questo popolo mi è venuto alla nausea, perché il suo culto è un imparaticcio di usi umani, cioè è il risultato di modi costruiti in base